Siamo qui per rispondere ad una domanda fondamentale, che da sempre è la domanda di tutte le domande. Cambio in manuale o automatico? Vedo già tante mani alzate tra di voi, chi dice manuale, chi dice automatico. Per molti di voi la risposta sarà già scontata, ma per tanti invece scommetto che non lo è. Allora, in questo video voglio andare un pochino oltre le solite considerazioni che si fanno sul tema, parlando di manutenzione, di costi di acquisto, di facilità d'uso e anche di comfort e piacere di guida. Prima di cominciare però vi ricordo che quassù in alto a destra trovate il link con tutte le automobili in vendita in Italia e soprattutto potete anche configurarle e vedere quali hanno il cambio automatico, quali no, quanto costa e poi soprattutto richiedere un preventivo gratuito, ideale per voi. Prima di tutto partiamo dalla manutenzione, un tema importantissimo e anche vasto, veramente enorme, che però è fondamentale perché molti sono spaventati da cosa? Dalla possibilità di andare a spendere migliaia di euro per riparare un cambio automatico. Ed è la verità, perché tutto sommato, se voi ci pensate, un cambio automatico è molto più complesso, soprattutto quelli moderni, quelli più veloci, più intelligenti, sono molto più complessi rispetto ad un cambio manuale. Tutto questo significa andare ad intervenire sulla manutenzione e di solito significa andare a cambiare l'olio. Non tanto spesso, diciamo ogni 60.000 km, cosa che comunque deve essere fatta anche su un cambio manuale, gli intervalli possono essere anche diversi ovviamente, ma quando si parla di automatico allora in quel caso intendiamo comunque una manutenzione che deve essere puntuale e soprattutto scrupolosa. È importante cambiare l'olio nei cambi automatici, anche nei cambi manuali ovviamente abbiamo l'olio che deve essere cambiato o sostituito, ma chiaramente è un pochino più semplice la struttura di un cambio manuale e qui andiamo a rientrare un po' nella saggezza popolare, diciamo così, ciò che non c'è non si può rompere, ovviamente ciò che è anche complesso ovviamente è anche un pochino più costoso magari da gestire. In cosa si traduce questo costo in più nella gestione? In un lavaggio che deve essere fatto approfonditamente all'interno del cambio con delle macchine apposite. Quindi non è più come soltanto era un tempo in cui si svitava un tappo al di sotto della macchina e si faceva uscire, al di sotto del cambio ovviamente, si faceva uscire l'olio esausto e poi si rimetteva olio chiaramente nuovo e fresco, ma in realtà va fatto sia quel passaggio che anche poi un passaggio ulteriore che è appunto questo lavaggio che va a lubrificare un po', a pulire tutte quelle parti meccaniche che all'interno di un cambio che è chiuso, sigillato ermeticamente si vanno a generare nell'usura, nella frizione tra un componente e un altro. Il cambio d'olio di solito si fa a 60.000 km, il DSG almeno da casa madre, da Volkswagen, è dato per questo intervallo di manutenzione e anche il Ford PowerShift. Quindi in questo caso sapete ad esempio cosa andare a cercare anche quando andate ad acquistare un'automobile usata magari, oppure un'automobile con non tanti chilometri ma che magari è vicina ai 60.000 km, beh in quel caso sapete che dovrete andare a 60.000 km ad intervenire proprio sul cambio cambiando l'olio. Niente di esagerato, non vi spaventate, ma comunque questa è una cosa che deve essere fatta e pretendete che sia fatta ovviamente dal vostro meccanico, perché altrimenti il costo può essere veramente enorme nella sostituzione o nel ripristino del vostro cambio automatico e questo è anche un pochino il prezzo di avere comunque una comodità gigantesca. Quindi appunto, come dicevamo, nel caso in cui siete interessati ad acquistare un usato, allora a quel punto fate attenzione e valutate magari anche l'acquisto di un'automobile nuova. Allora in questo caso potreste avere a disposizione una vettura che per tanti anni non vi darà assolutamente nessun problema, nessun grattacapo dal punto di vista del cambio automatico. Ma alla fine questa comodità quanto mi costa? Vado a spendere 500 euro in più o 1.500, 2.000, 3.000? La cifra base è 500 euro. Di solito al di sotto di questa cifra non si scende a meno che non ci siano offerte particolari su determinati modelli, ma in realtà i costi possono essere anche superiori, come nel caso di un veloce e intelligente doppia frizione, come nel caso di questa Kia Ceed che vedete alle mie spalle, che può anche arrivare appunto sui 1.500, 2.000 euro. Questa è una cifra indicativa che già vi fa capire che chiaramente dovrete andare a spendere un bel po' in più rispetto a quello che magari avevate inizialmente preventivato. Però qui c'è da dire proprio una cosa, che la comodità costa e questo fa un'enorme differenza e provando tutte le auto nuove vi posso garantire che rispetto ai cambi automatici di qualche anno fa non c'è assolutamente paragone. Perché in realtà qualcuno di voi può anche dire: io le automobili col cambio automatico le ho già provate anni fa e facevano acqua da tutte le parti, diciamo. In realtà le automobili nuove sono un'altra storia, credetemi, provatele in concessionaria e vi ricrederete. Alcuni cambi automatici sono migliori di altri, può anche variare la loro efficacia in base al motore a cui sono accoppiati,
quindi non fatevi ingannare magari sulle prime da una prestazione che vi aspettavate migliore, perché in realtà per un'altra motorizzazione la storia può cambiare non poco, ma assolutamente i cambi automatici di adesso sono un'altra storia. E il bello è che tutto questo non ha portato a una complicazione ulteriore nell'utilizzo dei cambi automatici, anzi sono molto semplici. Noi qualche tempo fa abbiamo realizzato un video dedicato su come si utilizza un cambio automatico e ha realizzato oltre 220.000 visualizzazioni in 7 mesi praticamente, mi sembra una cifra simile, e tutto questo significa che tanti di voi hanno ancora forti dubbi sull'utilizzo di questi cambi. Saranno complicati oppure no? Vi garantisco che non lo sono, ma soprattutto vi invito ad andare a vedere questo video se avete qualche dubbio, perché potrebbe togliervi proprio queste perplessità e spingervi poi a godervi il vostro cambio automatico. E poi c'è il tema fondamentale di tutti, il piacere di guida, perché tanti di voi, tanti appassionati, lo so, staranno dicendo in questo momento: quale cambio automatico? Per favore non scherziamo, il cambio manuale è il futuro, lo sarà per sempre, perché la guida è questo. Sono assolutamente d'accordo con voi, però ci sono tante persone a cui il piacere di guida, diciamo come lo intendono gli appassionati, non interessa proprio, vogliono soltanto un'auto che possa essere utile, comoda per muoversi in città, nel traffico, eccetera, eccetera, eccetera. E allora in quel caso il cambio automatico fa la differenza. Certo è che poi, se andiamo nella sfera personale, dei gusti personali, un cambio manuale fatto bene ti colpisce al cuore. È un qualcosa che mi fa quasi commuovere quando lo trovo sulle auto di adesso, perché sono ormai merce rara. Eppure ci sono alcuni cambi automatici di cui voglio parlarvi nello specifico, e quelli che in generale mi hanno fatto più una buona impressione, diciamo così, nei test drive. In particolare, sarò forse ripetitivo, lo so, però il DSG di Volkswagen per me è uno dei migliori in assoluto. Non è infatti il più economico, è anche piuttosto caro, ma è veramente molto ben fatto come cambio automatico. È un doppia frizione, veloce, intelligente, anche godibile, divertente quando si tratta di usarlo tra le curve. E poi c'è, secondo me, il top del top in assoluto, il Porsche PDK, che anche qui è un'altra versione rivista di un doppia frizione, sempre del gruppo Volkswagen, e comunque stiamo parlando di un sistema che rasenta la perfezione. Quando parliamo di automobili costose oppure di fascia medio-alta, stiamo comunque parlando di cambi automatici che diventano seri competitor per i cambi manuali. Se invece torniamo un pochino nella fascia inferiore, allora vi dico Ford PowerShift. Non a caso li ho citati entrambi in questi video all'inizio, proprio perché secondo me sono comunque un riferimento all'interno della gamma. Ma non è un caso che ho portato anche dietro di me, la vedete, una Kia, perché di recente Kia sta portando il proprio cambio automatico a livelli veramente molto interessanti, notevoli. Certo, ripeto, non siamo ancora ai livelli magari di un DSG oppure di un Ford PowerShift, però mi piace come, e quindi ve lo voglio consigliare assolutamente, anche perché parliamo appunto di un doppia frizione sviluppato in casa direttamente dal gruppo Kia Hyundai. E qui andiamo appunto a tirare a mezzo anche l'altra metà del gruppo, ossia la Hyundai, che propone comunque lo stesso cambio doppia frizione. Poi è chiaro che anche altri cambi automatici, come ad esempio l'EDC, un altro doppia frizione di Renault, non è assolutamente malvagio, anzi, però sto parlando comunque di ciò che ho visto ovviamente nei test drive. Si tratta di una mia opinione personale che vi invito a verificare voi stessi in base ai vostri gusti in concessionaria. Chiaramente poi anche rientriamo su altri cambi automatici, come ad esempio le AT8 del gruppo PSA, quindi Peugeot, Citroën e anche delle Opel che vediamo adesso, che vedremo soprattutto in futuro. È un buon cambio a convertitore di coppia, non è un doppia frizione, non ha la stessa velocità, ma è comunque molto veloce. Quindi vedete che ci sono tanti sistemi diversi. Ognuno poi alla fine dei conti fa il suo lavoro alla grande, cioè evitare di utilizzare la frizione. Ed è proprio questo punto fondamentale a cui voglio appigliarmi per l'ultima parte del nostro video. Cioè, se avete un pochino più di budget e soprattutto se cercate un'automobile comoda, confortevole da usare tutti i giorni, che assolutamente non vi voglia dare problemi, allora andate su un'automobile che secondo me dovrebbe essere comunque di nuova generazione, perché i nuovi cambi sono davvero eccezionali, ma secondo me deve avere un cambio automatico. Quindi pensate di investire qualcosina in più in questo senso. Dall'altro punto di vista però, se vi muovete magari spesso in autostrada, oppure se vi muovete spesso su strada a scorrimento veloce in cui il traffico sì lo incontrate ma in realtà poi non è una eventualità così frequente, allora magari potete usare quel budget in altre direzioni, magari ad esempio, non so, dei sedili riscaldati oppure dei sedili in pelle, o uno schermo più grande del navigatore, o ancora sistemi di assistenza alla guida. Tutto questo chiaramente è una questione di budget, che però lascio poi decidere a voi. Vi invito a commentare qui sotto nei commenti e farmi sapere dove andreste a piazzare questi 1.500-2.000 euro di budget. E infine non mi resta che invitarvi a cliccare qua su in alto a destra per rispondere al nostro sondaggio e farmi sapere la vostra riguardo al cambio automatico o al cambio manuale. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao!